ben ritrovati su Tizen. Io sono Tizen, lui è ovviamente Zelda Breath of the Wild, con il nostro eroe. Mi rifiuto di chiamarlo Link, preferisco chiamarlo eroe. Eroe per tempo, eroe non so che cosa. Siamo su Switch, siamo su questo canale dove si fa no gameplay, però non sono video guide o chissà che altro, semplicemente io gioco, lo vedo come un blog, faccio delle video, sparo qualche cazzata e funziona così. Trovate altri video miei, io di solito gioco su Xbox Serie X, questo perché storicamente parecchio fino a tempo fa la retrocompatibilità di Nintendo e di Microsoft, però il fatto che Twitch fosse integrato solo sulla console Microsoft mi aveva spinto a, ovviamente, a mandare a mettere solo video della Xbox Series X, Xbox One X, perché era più semplice, non avevo bisogno della scheda di acquisizione, di Streamlabs, del computer. Poi ovviamente con l'arrivo della nuova Leggenda di Zelda ho detto riprendiamo alcuni vecchi giochi della Switch, comunque la Switch molto carina, molto simpatica, iniziamo a trasmettere. E quindi sono tornato a trasmettere anche giochi che sostanzialmente non avrei mai trasmesso, perché questo Zelda probabilmente non l'avrei mai rifatto o proseguito, ma non l'avrei nemmeno continuato in generale, perché è veramente grande. Cioè io qui in questo momento non so cosa fare, e questo è la vecchia Leggenda di Zelda. Non oso pensare come sarà l'altra. Allora, vediamo un po' che missioni abbiamo. Burro di capra. Burro di capra. Beh, ci sono alcune missioni del villaggio, quindi a questo punto andrei al villaggio a fare la pesca. Cocò. Ah, cocò sono le galline. Ecco da dove Sabaku ha tirato fuori il termine per indicare le galline. Vediamo un po' come va a finire. Comunque continuo a rimanere di dubbio che questa non sia una vera Leggenda di Zelda. Qualcos'altro dove hanno appiccicato il nome di Zelda per renderla vendibile. Se no nessuno se lo sarebbe filato come gioco. Perché? Perché è qualcosa di incredibile. Tant'è che io onestamente se devo avrei preso un gioco come quello dedicato a Kid Icarus piuttosto che a Link. Mi sembrava più adatto. Allora.
ci passo qui sotto. Incredibile. Beh, all'incirca, eh. Non è che ci passi tanto bene, però ci passo. Sciafare. 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 Dov'è che devo andare precisamente? Perché mi sto un po' rompendo gli sbidelli, se devo dire tutta. Ti immagino di affrontare un gruppo di popoli armato di... Come mi devastano l'anima? Link che ci devastano l'anima? Io questa cosa che rimanga bloccato sulla schermata iniziale mi dà veramente fastidio. Cinque cuori, sì, dai, mangia. La prossima volta, il prossimo parametro che devo sviluppare sono i cuori.
Dove sono i mostri? Questa cosa che non posso selezionare l'arma per buttarla subito via è una cosa che mi fa mentre girare le scatole. Allora, scarta arpione o re? Un arpione, vai. Il re non fa più male. Tanto mi ha dato Musashi con il remo. Decisamente 14 contro 8. Ora quindi non so come fare a pareggiare. Del coso del farsi qualcosa di incredibile. Inc. Oi, facciamo cazzate. Come dicevo, che un gioco si fa in due, no? Si tratta un po' fa questo, un gioco al quale si gioca in due. Cioè, non sei solo tu a tirare le frecce, ma io. Aspetta un attimo, non voglio morire così. Qualcosa mi dà vigore. Nulla? Sì, invece. No, vabbè, ma sempre una chiave, Link.
certo, doverli affrontare in questo modo non è proprio il massimo della vita, però. Allora, adesso vediamo un po' di iniziare a menare le mani. Vendetta tremenda vita. Se saremmo sta per rompersi, allora poi vai vai vai. Paura Link. Allora, il non avere paura è un termine un po' cretino. Ah, sono lo so. Scusa, ma perché devo usare questo? Perché non c'è qualcosa di molto più cattivo tipo questo? Tanto fino a poi finirà che c'è stronzo. Una volta che l'avrai finita cosa farai? Dimmi. La borsa delle armi è piena, ma non è un problema, perché noi la borsa delle armi la svuotiamo.
Questo gioco si gioca in due, dai. Questo gioco si gioca in due, caro mio. Penserai mica di cavartela così facilmente, vero? Sono anche roce. Allora, abbiamo un blocco sul quale andare a riposare. Ok, precedenza è sempre cosa buona e giusta, molto pensata. Senza dire, l'arco non mi frega niente. Allora, il ragazzo cosa vuole per la questline? Ho trovato qualcosa. Ma lei ha trovato qualcosa? Credo. No, vedi, se lo fa distruggere. Pensavo ci fosse un modo per... Oh. Ok. Ah. Per piacere, cosa c'è qui dentro? Arma. Ah, bello. Cioè, che felicità. Sì, decisamente felice io sono. Molto felice. Molto felice. Cosa? Cazzo, non essere triste, cazzo! Cazzo! Allora... la cava di Lubling. No. Ci sa cosa c'è nel clave di Lubling, allora. Parabela. Aspetta, fece di più. Goobling. Cazzo sono Goobling. È difficile. Porca. Dopo un po' i blocchi si spezzano, capisci? Perché a livello tipo di memoria di gioco oltre una certa quantità non ce ne possono essere. Ehi, anche queste frecce non sono tante, queste frecce di legno, però sciafare. Ma qui questi cosi ritornano. Sia un problema molto grande. No.
usata a cavallo, quindi ti sta già dicendo perché cosa dovresti normalmente usare, no? Non so come andrà a finire, però. Ehi, sa. Andiamo su. Mamma mia, ci sono stato vicinissimo. Ho visto che cosa qui brillare. Dici, perché stai continuando a premere il tasto? Perché nella vecchia leggenda di Zelda il tasto per saltare è anche il tasto per rotolare. Oio, che pazienza ci vuole. Ciao. Mannaggia la miseria! Perso. Come faceva a capire che era questo compendio. Ah, finalmente, eccolo qua. Octoskrin, mostro di basso livello, simile al pulpo, si nasconde nella sabbia della neve. Ah, la forza magnetica. Ah, fa parte del suo stesso corpo. Spettacolo, 8 palloni, occhio, occhio, occhio. Ah, tante cose. Sembra un grosso problema. Goobrin, eccolo qua. Ok. Nano guardiano.
Vedi, stati brillanti, si uccidono, non ottieni nulla. I giapponesi non mangiano la carne del cane. Questi sono i spari guerrieri, spari viandante. Io che si rompe facilmente. Centrifuga. Interessante, non ci guardiamo. Non è una grande città. Queste sono frecce elettriche. Vabbè. Ma ci siamo divertiti. Piano, piano, pianissimo. Pianissimo, abbiamo scoperto la linea. Adesso lo prendiamo di sorpresa alle spalle.
Occhio che questo si salta addosso. Bravo, lo ha disarmato, così voglio. Hai visto? Ho preso un po' la mano. Bello, il tuo spadone mi piace. Cazzuto e cattivo. Senti un po', spadone cazzuto e cattivo. Fammi... Vedi un po'. Bello, guarda come cazzuta quest'arma, cazzutissima. Ma c'è solo un problema, che adesso di tornarmene indietro è una sassà, perché tornarmene indietro mi ci vuole la mano di Dio per tornare al villaggio. Ho usato il teletrasporto ma non ho alcun intenzione di farlo. Finché è inutile che ti lamenti, non ho alcun intenzione di farlo. Perché la cosa bella di questa leggenda di Zelda è che puoi anche ricontrollare. Io rimango comunque dell'idea, e lo dico ancora, che io ho preferito una leggenda di Zelda dedicata, cioè questo gioco dedicato a Kid Icarus, perché secondo Kid Icarus sarà più adatto. Quindi, comunque, ti vedo un po' disadatto a questo ruolo, Link. Mi sembri disadatto. Perché lì ci potrei andare, dai, sei in un mondo più o meno greco-romano, fantastico, la dea Medusa è la... Medusa si è risvegliato, il mondo è stato distrutto, Lutena ci ha protetti, eccetera. Eccola, anche perché lì secondo me si spiegava anche meglio il parapendio, diciamo così, perché era uno strumento che tu usavi, bello sto cretino, per... strunzo! Ehi! Cazzo, questo è sentito! Boia, se l'ha sentito! Però è meglio questo! Allora? Bravo. Fagliela vedere a tutti, mi raccomando, campione. Fagliela vedere, campione. Fagliela vedere. Ma vedi, alcune cose io le avrei cambiate. Per esempio, il tasto di corsa io non l'avrei messo un tasto apposta per corsa. Io avrei messo il tasto azione come tasto di corsa. Bottini premuto, Link corre. Non c'è il comando azione. Qui ci sono andato molto vicino.
cosa che... dei crini delle lance che hanno gettato molto più alta. Aspetta, chi ha visto? Non si fa. Ah, sei tutto qui. No. Inizio a venire a posto. No, queste non le posso cancellare perché queste sono le foto di Zelda. Senti, idea, ma posso chiederti? Mi dai un altro cuore? Guarda, lo farò molto spesso, sai? Contarci, amico mio. Contarci. Allora, vuole il bu di capra.
Sì, ok. Sei bello. Sarebbe dannatamente bello un ventaglio. Qui pure non è vero. E niente allora. Qui pure lo devo disabilitare col barico. Succede che... Ah, vedi, è che non posso parlare. No, fermo, fai. Cazzo, dice, non ho riportato 1, 2, 3, 4, 5, no, ha ragione, non ho riportato 5. Ha ragione, non ho riportato 5. Tanto che una gallina che si mette lì proprio una roba di dire. Beh, lui è un cretino però. Manca ancora 3. Stata demoniaca. Allora l'altro impasto mi sa. Cioè questo villaggio. Muro di capra.
Perché senti il suono di una gallina? Qui non ce ne sono mica galline, vero? No. Pure ho sentito il suono di una gallina, non sono impazzito. L'altra gallina. Ah, senti come sta nato. Ecco un altro. Come faccio il diritto di accesso? Mi ci sciacco le palle. Hai visto io lì? Siamo coraggiosi? Allora, vediamo un po', 1, 2, 3. Manca 3, 6, 9. Dei problemi se passi il fa, cioè guarda, c'ha le galline che gli dormono in casa, ti immagini che puzza. Puntato, puntiso, interessante. Guarda che manca l'ultima linea.
seguo. Di fatica. Come faccio a mostrare, scusa? Ecco, faccio raglielo. Mostra la Kanjis.
come funziona. Senti, farò la letto e grazie a mia sito e ci vediamo domani. Ciao ciao.